Bentrovate e bentrovati da Marilu Chiofalo. Ed Elena Trallori. Siamo su Radio Femminile Plurale, la radio della Conferenza Toscana delle Donne DEM, che narra la bellezza delle donne, ognuna diversa e tutte rivolte verso il medesimo orizzonte. E con uno sguardo femminista sulla società in ogni suo aspetto. Noi qui parliamo di STEM, parliamo di genere e STEM, cioè Science, Technology, Engineering and Mathematics. Anche se in realtà noi preferiamo l'accezione STEAM con la A di arte, perché per noi arte e scienza sono due facce della medesima medaglia. E per quanto vi possa sembrare strano, lo faremo divertendoci un mondo. E quindi qui ritorna la nostra puntata, questa è la quarta del mirabolante podcast di Super Donne Scienza. Vorrei dire di superdonne scienza. E certo, perché quando si parla di donne scienza, le donne sono sempre super, anche in altri casi. E a proposito, di donne scienza, abbiamo appreso che, dalla notizia della scorsa settimana, che Cristina Messa, ordinaria di diagnostica medica e prima rettrice nella storia dell'Università Milano Bicocca, è già vicepresidente del CNR, peraltro una donna molto citata e nella top 2%, 2%, diciamo, della lista delle scienziate che secondo l'Università di Stanford hanno il maggior numero di citazioni e pubblicazioni su un totale di 160.000 persone. E come sappiamo, dal 12 febbraio è la nostra nuova ministra dell'Università e della Ricerca. E un'altra scienziata con lei è Elena Bonetti, matematica, confermata ministra alle pari opportunità. Abbiamo parlato molto della presenza delle donne nelle STEM, in particolare anche in riferimento al mondo accademico, e credo che questa sia una buona notizia, anche se siamo molto preoccupate del fatto che le donne nel governo siano così troppo poche. Sicuramente questo è da sottolineare, nonostante questa, ecco, nota positiva della ministra dell'Università e Ricerca. E la volta scorsa abbiamo dedicato la nostra puntata a una giornata speciale, alla celebrazione della Giornata Internazionale delle Ragazze e delle Donne nella Scienza, che fu istituita dall'UNESCO nel 2015, insieme a Sveva Veduto, presidente dell'Associazione Donne e Scienza, e Miriam Acquafredda, una ricercatrice che fa parte di 500 Women Scientists di Pisa, che tra l'altro ci ha anche dato, diciamo, il regalo di spararci nello spazio web, sparare il nostro podcast nello spazio web, e questo ci ha fatto molto piacere. A livello planetario. Eh sì. Oggi faremo insieme un viaggio nello spazio-tempo femminista, narrandolo, con gli occhi delle scienziate che incontreremo. E per questo abbiamo con noi, e le ringraziamo di essere qui, Sara Sesti e Barbara Belotti. Sara Sesti è docente di matematica e ricercatrice in storia della scienza. Ha curato per il Centro Pristem dell'Università Bocconi la prima ricerca italiana sul rapporto delle donne con la scienza, uno studio che ha prodotto anche una mostra nel 97. Cura la pagina Facebook Scienziate nel Tempo di Sara Sesti ed è stata riconosciuta col premio Immagini Amiche istituito dalla UDI con il patrocinio del Parlamento europeo. Quindi grazie a Buongiorno Sara di Sara. essere qui. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Sara. E quindi c'è Barbara Buongiorno. Belotti. Barbara Belotti, cofondatrice dell'Associazione Toponomastica Femminile e componente della Commissione Toponomastica del Comune di Roma. Buongiorno Barbara. Buongiorno. Buongiorno Barbara. Buongiorno. Bene, siamo molto felici di avere con noi queste due splendide ospiti che ci accompagneranno, come annunciavamo, come anticipavamo in questo viaggio. L'abbiamo chiamato un viaggio nello spazio-tempo femminista che ci può aiutare, può esserci da guida per capire anche quello che sta accadendo nella nostra attualità. E la questione della composizione del governo per noi, per esempio, è uno degli elementi che ci è, come dire, ci induce ad una
certa riflessione. E pensavamo di cominciare da Sara con qualche piccola domanda apparentemente leggera, ma in realtà Sara non sono domande leggere, ti preavvisiamo. Una prima è forse un pochino più tranquilla come domanda, e naturalmente il tuo lavoro di scienziata nel tempo è stato è un lavoro che è un po' di riferimento per tutte noi, davvero di grande impatto, è molto riconosciuto. Come è nata l'idea di scienziata nel tempo e perché? Il libro Scienziate del Tempo è stato uno degli esiti di quella ricerca che è stata fatta al Princeton dell'Università Bocconi nel 97, accidenti, è passato tantissimo tempo. Scriverlo per me è stata una necessità, la ricerca è stata collettiva, poi invece abbiamo continuato io e la storica Liliana Moro a ricercare sulle donne di scienza, perché soprattutto io come insegnante di matematica ho sempre sofferto nel constatare che le scienziate sono assenti dai libri di testo, che nell'immaginario comune la scienza continua ad avere un volto maschile, con la conseguenza che molte ragazze si sentono estranee al linguaggio scientifico e ne hanno timore. Io le vedevo proprio nelle mie classi, si sentivano estranee, straniere in un territorio che non era adatto a loro. Ecco, nello scrivere questo libro io ho voluto renderle consapevoli di quei pregiudizi che non ritengono le donne adatte all'astrazione, ma ho voluto anche strappare dall'anonimato tutte le nostre antenate scienziate. Bene, questo è un problema comune a tutte le persone che insegnano materie scientifiche in tutti gli ordini di scuola, in tutti gli ordini di istruzione, dai più piccoli e dalle più piccole fino all'università. Il fatto di non avere dei riferimenti di scienziati, delle storie da raccontare, questo di non averle perché magari non ci si è messa l'attenzione, questo è uno degli aspetti che poi non aiutano le bimbe a fare le loro scelte. Sicuramente, anche se la situazione ora è molto migliorata, perché ci sono libri per bambini, spettacoli, diciamo che abbiamo aperto 23 anni fa, anzi 24, una bella pista, e che siamo orgogliose che sia stata seguita. Infatti questo lavoro è stato molto riconosciuto ed è utilissimo a molte e a molti. Ecco, dunque, ci sono alcuni tratti che di solito accomunano il simbolico femminile, no? L'importanza della relazione, la pratica dell'esperienza, l'attenzione a come si arriva ai risultati, il desiderio di tenere tutto insieme. Mi riferisco personalmente nel mettere insieme questi tratti al lavoro che faccio all'interno di Labodif di Gianna Mazzini e Giovanna Galletti, questa esperienza, anche questa è una bellissima esperienza di formazione che è a disposizione di tutte noi. Ci racconti un episodio o un aneddoto di una delle tue scienziate o anche più scienziate nel tempo che associ a ciascuno di questi tratti, cioè che ci aiuti a vivere questi tratti dalla vita vissuta di scienziate. Va bene, ci provo. Allora, tu hai nominato l'importanza della relazione. Sì. E a me è venuta in mente una caratteristica comune alle scienziate, cioè l'abilità nel produrre importanti lavori collettivi. Oggi la chiameremmo proprio la capacità di fare rete. E mi è venuta in mente, per esempio, la ricerca dell'equipe di solo donne che infaticabilmente per decenni hanno lavorato ai più importanti cataloghi stellari dell'Ottocento. Mi riferisco alla Carte du Ciel e al catalogo fotometrico di Harvard. Quando la fotografia a fine Ottocento è diventata più efficiente, diciamo, ha avuto più strumenti, gli astronomi cominciarono a fotografare le stelle, ma
scusate, ho un problema sull'audio, ma i dati venivano poi elaborati soltanto da personale femminile. Pensa che per questi lavori collettivi 18 laboratori in tutto il mondo si sono messi all'opera a partire da Parigi e da Harvard, ma tutti quanti ebbero la stessa politica, cioè nel cercare il personale decisero che soltanto la mente delle donne fosse particolarmente adatta a quei lavori ripetitivi, a quei calcoli precisi e minuziosi che richiedevano pazienza e tenacia, per cui l'equipe che in realtà realizzarono questi splendidi lavori furono formati esclusivamente da donne che non erano neanche scienziate, iniziavano lì a fare un lavoro che era completamente sconosciuto. E in particolare mi vengono in mente le suore della Specola Vaticana, un altro centro che aderì alla Carte du Ciel. Furono richieste giovanissime all'Istituto delle Suore di Maria Bambina, perché era l'istituto più vicino alla Specola, e per 24 anni si dedicarono alla mappatura del cielo, impararono a usare il telescopio e scoprirono più di 400.000 stelle. Ma che E quindi, bello, sì, certo, e fantastico. quindi queste testimoniano l'importanza della relazione tra donne, sicuramente. Fantastico, questa è una, vedi, tutte queste storie molto poco note, sono certa, a moltissime persone, ma insomma ci aiutano davvero a rendere concrete, no? Come le parole Sì, sanno poi ti fare. potrei aggiungere le sei matematiche che hanno contribuito a programmare il primo computer elettronico americano, ENIAC, e Certo, quindi certo. anche loro sono un altro esempio. Però, sai, Fantastico. Ce ne sono tanti ce ne sono e tantissime. fortunatamente ce ne sono tanti. Sì. E cosa a proposito della pratica dell'esperienza? Guarda, subito mi è venuta in mente la maga delle erbe, Yu Yu Pu, la scienziata cinese che ha vinto il Nobel per la medicina recentemente per aver sconfitto la malaria con un rimedio naturale, un principio attivo derivato dalla pianta dell'artemisia, l'artemisina. Io credo che se fosse vissuta nel 600, probabilmente sarebbe stata bruciata come una strega, Sicuramente. perché la sua artemisina era l'elaborazione di un'antica ricetta della medicina tradizionale cinese. Brevemente la sua storia: si era laureata a 25 anni e si era tuffata nello studio della medicina tradizionale, visitando migliaia di villaggi, parlando con stregoni ed erboristi, e memorizzando testi antichi e trascrivendo oltre, pensate, 2000 ricette. Quando poi nel 1967 il Vietnam e gli alleati cinesi del sud-est asiatico contro gli USA vennero sconvolti dalla malaria, in piena rivoluzione culturale, Mao Zedong la scelse, perché ormai si era fatta un nome, anche se era laureata, la scelse per un piano farmaceutico segreto che voleva sconfiggere la malaria delle risaie e che decimava i militari, anche quelli americani. Ecco, Che storia, che sì, storia. Yu Yu Tu, sì, certo, con un colpo di genio scoprì che dall'artemisia si poteva, con una tecnica di estrazione a freddo, trasformarla in un prodotto, l'artemisina, che poi ha risolto questo problema in Asia e in Africa, che le è valso il premio Nobel. Bene. Veramente fantastico. Sì. Una storia molto particolare. E per quanto riguarda gli altri due tratti che accomunano il simbolico femminile, l'attenzione a come si arriva ai risultati, il desiderio di tenere tutto insieme, hai Ma qualcosa? brevemente, per quello che riguarda l'attenzione a come si arriva ai risultati, ho pensato a Rosalind Franklin. È la storia più nota tra le scienziate a cui il Nobel è stato negato, è la storia che conoscono tutti. Rosalind Franklin ha dato un contributo importantissimo alla biologia molecolare, ha fornito le prove sperimentali della struttura del DNA con una famosa foto
che le venne rubata dai colleghi Watson, Crick e Wilkins, che ottennero il Nobel per la medicina nel 62. Ecco, io mi sono chiesta spesso perché Rosalind abbia tenuto questa foto, la famosa foto 51, nel cassetto, senza pubblicare per prima i risultati. Ce li aveva sulla foto. A parte il fatto che quella del furto del Nobel sia una pagina davvero brutta della storia della scienza, però mi chiedo sempre perché non ha pubblicato per prima. Mi sembra che impersoni un tratto che riguarda ancora oggi noi donne, e cioè una certa insicurezza, o forse meglio chiamarla prudenza, quando affrontiamo un ambito che è tradizionalmente maschile. La immagino sola in un ambiente di soli uomini negli anni 50. Pensate, non potevano neanche frequentare gli stessi ambienti, bagni separati, e lei doveva sempre starsene in ufficio. Sì, insomma, ecco, infatti uomini... sono tratti abbastanza comuni, purtroppo, abbastanza comuni. Così come anche la storia del Nobel negato non riguarda soltanto lei, ma anche altre donne. Avesse paura che abbia tenuto questi risultati nel cassetto per perfezionismo, per paura di essere giudicata inadeguata in caso di fallimento. Insomma, mi sembra una paura che ancora ci riguarda. E invece rapidamente sul desiderio di tenere tutto insieme, mi viene in mente una scienziata, salto di secoli, e mi viene in mente Maria Sibilla Merriam, la pittrice entomologa tedesca, che nel 600, all'età di 52 anni, nel 600, pensate, lasciò a casa il marito e intraprese con le figlie un viaggio avventuroso nella Guyana olandese per completare le sue ricerche sugli insetti. Lei studiava le metamorfosi e produsse delle tavole botaniche rivoluzionarie dal punto di vista del metodo, perché non mostravano più gli insetti in modo parcellizzato, tutte quelle bestioline una accanto all'altra, come avveniva prima, ma forniva una visione completa dello sviluppo dalla crisalide alla farfalla, inseriti in un habitat naturale di fiori e piante. Praticamente ha prodotto dei quadri meravigliosi dove, insieme alla flora bellissima della Guyana, compariva lo sviluppo dal bruco alla farfalla, e quindi ha rivoluzionato anche un metodo. Bene. E diciamo che quello che ti volevamo chiedere era, ma da queste più di 100 biografie che diciamo hai sicuramente visto e hai diciamo prodotto, hai studiato, emerge secondo te un profilo comune di leadership femminile nella scienza? Lasciami dire che innanzitutto le ricercatrici che hanno successo nelle carriere scientifiche non hanno interiorizzato l'immaginario comune che le vede come portate solo alla cura e non all'astrazione, no? Il vecchio pregiudizio che ci vuole tutte dedite alla cura e incapaci di pensiero astratto. Per le donne è più difficile diventare leader, perché generalmente non vengono educate alla fiducia in se stesse, all'ambizione, ma anche perché il sistema fatica a riconoscere la loro autorevolezza. Quindi diciamo che di base a mio avviso c'è ancora un problema culturale pesante da risolvere. Però cerco di dire qualcosa sulla leadership. Io credo che se quella maschile ha avuto come caratteristica principale per secoli il comando, oggi la leadership femminile mi sembra abbia un altro stile, uno stile più partecipativo. Mi sembra che richieda competenza, avere una visione d'insieme, perché la scienza oggi è multidisciplinare, sapere costruire relazioni, saper prendere decisioni condivise, saper valutare e ricompensare, insomma, soprattutto la leadership femminile deve saper ispirare.
Mi vengono in mente Fabiola Gianotti, che dirige il CERN di Ginevra, o Amalia Ercoli Finzi, che è stata prima ingegnera aeronautica, esatto, al Politecnico di Milano. Fantastico. Non so voi, infatti, cosa ne pensate, questo è il mio guarda, pensiero. Guarda, abbiamo discusso anche con altre ospiti di questo tipo di domanda. In effetti sono un po' i tratti che ricorrono e che emergono dalla discussione, quindi è molto interessante quello che ci hai detto, perché anche sistematizza un po' diverse cose che abbiamo detto, che abbiamo discusso nel corso dei nostri molto podcast. Bene. Anzi, addirittura ti facciamo la domanda opposta, cioè in queste più di 100 biografie che hai considerato, ne hai considerate anche qualcuna che secondo te potrebbe essere un non modello di ruolo? Dunque, è una domanda un po' antipatica questa. No, lo sappiamo, no, non è antipatica. Ma... Noi abbiamo valutato tutte le donne che ci sembrava avessero portato dei contributi e le abbiamo raccontate tutte, quelle che ci sono sembrate significative. Sicuramente non mi sembrano dei non role model la figura di Mileva Maric, la moglie di Einstein, che si è annientata per amore, però la sua storia sicuramente la conoscono tutte le persone che sono in ascolto e anche voi, per cui vi racconterò di un'altra scienziata che mi ha molto colpito. Si tratta di Clara Immerwahr, che si è suicidata per le colpe del marito. Era una chimica tedesca, ebrea e pacifista. Si è uccisa in dissenso con l'attività del marito Fritz Haber, anche lui chimico, un chimico molto importante. Durante la Prima Guerra Mondiale, Fritz Haber ha inventato i gas asfissianti che provocarono il primo sterminio di massa. Non so se ricordate la strage, assolutamente sì, dove certamente migliaia di soldati francesi furono avvelenati dal gas che lui aveva inventato, il gas che ha preso proprio il nome di Brite. Ecco, Clara Immerwahr, dopo questo fatto, si è suicidata utilizzando la pistola proprio del marito. Prima di compiere quel passo estremo, l'aveva deciso dopo una lunghissima riflessione. Aveva protestato con ogni mezzo contro le ricerche belliche del marito. E quando racconto questa storia a studenti e studentesse, mi dicono subito: prof, non doveva suicidarsi, doveva ammazzarlo, no? Quindi, diciamo, forse la domanda è stata posta, la domanda che ti abbiamo fatto è stata posta male, cioè non è tanto una questione di non role model, ma diciamo di storie che sono molto, molto forti, molto sono anche loro estremamente rappresentative e parlano di noi, di come siamo fatte, di qual è il nostro modo di essere e di interagire con la realtà. Quindi, insomma, anche questa è una cosa molto delicata. E forse ci dovremmo tornare su in una comunque maniera non più abbiamo piena. Escluso nessuna. Benissimo, perfetto. Questo infatti sono più di 100 biografie e questo sicuramente il numero la dice lunga. Elena, direi come che proseguiamo? Potremmo cominciare a fare anche qualche domanda a Barbara Belotti in merito alla toponomastica. Le chiediamo innanzitutto, in quanto cofondatrice di Toponomastica, perché è nato il gruppo, l'Associazione Toponomastica Femminile, e da quando? Allora, Toponomastica Femminile nasce in un primo momento nel 2012 come gruppo Facebook, in maniera molto spontanea, da un'idea di Maria Piercolini, che mi ha coinvolto nella ricerca delle strade
dedicate alle donne, e proprio perché Facebook è un mezzo molto veloce, siamo riusciti a contattare moltissime altre donne in quasi tutte le principali città italiane, e abbiamo scoperto che le intitolazioni femminili erano pochissime, moltissime di carattere religioso, e quindi questo numero 4% delle intitolazioni alle donne in realtà andava spurgato di tutte le intitolazioni devozionali alle varie nominativi della Vergine oppure le sante, che spesso sono collegate anche a presenza di chiese nel territorio. Poi nel 2014 abbiamo deciso di fondare invece l'associazione per avere poi un rapporto più diretto con le istituzioni, perché in quanto gruppo Facebook eravamo sì dinamiche, ma poi potevamo incidere poco sui vari territori. E, diciamo che la cosa che ci ha sorpreso subito è stato appunto questa scarsa attenzione poi alle donne. Poi riflettendo, sia io che Maria Piercolini che molte altre delle persone che sono entrate nel gruppo e poi nell'associazione toponomastica femminile, venivamo dalla scuola, quindi la disattenzione alla storia delle donne nelle varie discipline era sotto i nostri occhi, perché i manuali che noi ogni anno dobbiamo presentare alle classi sono prive, adesso forse un po' di meno, ma insomma negli anni qualcosa è migliorato, però sono abbastanza prive di presenze femminili, di storie, di racconti che narrino, possano narrare una genealogia femminile all'interno delle varie discipline. Questo divario, piano piano, proprio perché è un tema molto, molto sotto gli occhi di tutti, in realtà che nessuno poi aveva realmente osservato, ci ha permesso di portarlo sia all'interno della scuola come un collante nei lavori interdisciplinari delle singole classi, quindi di rivolgerci in primo luogo a le nostre ragazze e i nostri ragazzi, quindi alle nuove generazioni, e poi di far avviare una serie di buone pratiche all'interno dei vari comuni, sia coinvolgendo in attività di cittadinanza attiva le nostre classi, che hanno sollecitato poi i comuni a intitolare a figure femminili o di carattere nazionale e internazionale, oppure semplicemente locale, cioè figure che hanno avuto un ruolo per la comunità di un piccolo comune. E questo rapporto con le istituzioni poi ha portato a cercare di entrare all'interno delle commissioni toponomastiche per riuscire dall'interno a coinvolgere le istituzioni, gli assessorati e tutti gli uffici che poi sono dietro quello che è la denominazione di una strada. Io perché vorrei possiamo dire, Barbara, che insomma le città, gli spazi urbani parlano attraverso i luoghi, e quindi insomma sì, anche questo in realtà raccontano la nostra storia, cosa siamo, cosa siamo stati, e quindi se le donne spariscono c'è un problema. Se le donne spariscono delle assenze, cioè in realtà le poche strade ci dicono anche di quante assenze ci sono, certo. Però le cose stanno cambiando. Io volevo prendo Roma come punto di riferimento perché è la realtà in cui opero, in cui lavoro. Nel 2012 le strade femminili erano 600 su più di 16.000 strade. A distanza di alcuni anni le strade femminili sono diventate 705. Okay. All'interno di questo numero, che in realtà poi alla fine corrisponde sempre a questo piccolo striminzito 4%, cioè la strada da fare è molto lunga, ecco. È molto lunga la strada da fare, però è vero anche che qualche meccanismo si è messo in moto, e quindi
un'attenzione a questo aspetto comincia a diffondersi. Se vogliamo rimanere nell'ambito delle scienze, all'interno di queste 705 intitolazioni le strade femminili sono 25. Quindi un numero molto esiguo, che però è aumentato in questi ultimissimi anni. E questo è tra queste le scienziate? Saranno... Allora, le scienziate appunto sono 25 su 705. Parlando sempre di Roma. 25. No, sempre di Roma. 25 su 705 in confronto ad altre realtà. Le intitolazioni a figure storiche femminili sono 148. Al mondo della letteratura, al mondo umanistico, artistico sono 126. Io confronto sempre queste 25 figure di scienziate alle 78 figure mitologiche che esistono nello stradario di Roma. Insomma, quindi il divario è abbastanza evidente. Però appunto dicevo che ci sono state dei cambiamenti. E questo, io faccio parte della commissione toponomastica del comune dal 2017. E in questi anni sono state fatte alcune intitolazioni proprio mirate a colmare questo gap culturale, perché poi di fatto vengono intitolate sempre molte strade a figure della cultura umanistica e si tende a non intitolare a figure della scienza, cioè c'è proprio perché la nostra cultura si forma in quel modo, no? Prevalentemente verso la cultura umanistica. Quindi ne abbiamo parlato in altri podcast, esattamente sì. Parlando della segregazione orizzontale. Allora, questa segregazione porta al fatto che non si conoscono i nomi, e allora quando si vanno a proporre, le stesse persone che devono preparare l'elenco dei personaggi, delle uomini e donne che devono essere celebrati, portano la loro conoscenza e quindi sì. Appunto una cultura di tipo umanistico. Ed è qui che il lavoro sulla genealogia femminile diventa importantissimo. Diventa importante perché poi le targhe che noi leggiamo sulle strade non sono solo un indirizzo, hanno un valore simbolico, certo. Cioè, rappresentano nel nostro quotidiano quella che è stata la nostra storia, e poi questa storia è cambiata, quindi anche studiando la storia della toponomastica si vede come la rifletta i passaggi, le curvature, i cambiamenti della cultura nel corso del tempo. Sicuramente è per questo che, insomma, come associazione siete nate, no? Poi è bello che siete nate come un gruppo Facebook che poi invece è arrivato fino alle commissioni comunali. Questa è un'evoluzione molto importante. Ma questa genealogia femminile, volendo, la possiamo anche ritrovare in un altro progetto di toponomastica femminile, che è Calendaria 2021. Cosa ci puoi raccontare, diciamo, brevemente cosa parla questo progetto? Sì, allora, Calendaria io lo ritengo una delle poche note positive del 2020, nel senso che in questo anno terrificante, in realtà, forse perché appunto ci siamo tutti un po' fermati, c'è stato il tempo per elaborare questo progetto. È un calendario che si rivolge in tre lingue, quindi italiano, francese e inglese, perché vuole avere una dimensione europea e attraverso delle raffigurazioni di artiste, di grafiche che hanno immortalato i volti di queste donne, noi parliamo di alcune donne che sono state importanti nell'ambito dei paesi che formano la comunità europea. E siccome appunto le figure femminili, noi le sappiamo, sono nascoste, ma sono tantissime, è un mondo che bisogna riscoprire, io spero che questo questo primo numero di Calendaria sia in realtà l'inizio di un percorso successivo che porti appunto a diffondere in giro per
la nostra ambizione è in giro per l'Europa quante più figure femminili possibile. Benissimo, tra l'altro abbiamo appreso che a proposito di diffusione e anche a proposito di un tema che attraversa un po' tutte le nostre puntate, cioè cosa facciamo anche a scuola, sappiamo che l'associazione toponomastica femminile sarà presente alla Fiera Didacta Italia nel prossimo marzo, che è una fiera, la più grande fiera in Italia e anche gemella della fiera tedesca, no? Quindi ha anche un respiro europeo dedicato alle scuole. Quindi questo lavoro troverà anche potrà essere uno strumento assolutamente utile e diciamo che ce n'è molto bisogno, come osservava prima anche Sara a proposito dei libri di testo e così via, per iniziare un lavoro precoce e molto rigoroso, molto profondo ed esteso a partire dall'ambito scolastico, dell'educazione formale e sarebbe importante anche quella non formale. Bene, direi che il tempo davvero volge al termine. E tiranno, come si dice, anche la nostra nozione di tempo come donne è molto diversa da quella del tempo cronologico, come è evidente perché siamo in ritardo. E quindi noi avremo tante altre domande da farvi, ci avete raccontato tantissime cose meravigliose, interessantissime, ciascuna delle quali meriterebbe un approfondimento a sé. Però noi chiediamo alle nostre ospiti, come sapete, di non venire da sole, perché la forza delle donne è l'essere insieme e quindi di venire accompagnate dalla vostra scienziata del cuore. Chi delle due comincia? Facciamo iniziare Sara. Sara, con quale scienziata sei venuta da noi? Sì, io sono venuta con Hedy Lamarr, la diva del cinema degli anni 40. Adorabile, sì, che è sulla copertina del libro Scienziate nel Tempo. Sono venuta con lei perché le tecnologie sono ancora il campo dove le donne sono più assenti, mentre Hedy Lamarr ha inventato il sistema di comunicazione che oggi è alla base della telefonia cellulare. Quindi se era conosciuta soltanto come la donna più bella del mondo negli anni 40, è stata poi recuperata per questa sua invenzione alla quale si è dedicata, qui tu hai detto che il tempo è tiranno, non posso raccontare la sua storia, alla quale si era dedicata perché ebrea, voleva dare un contributo coi suoi primi anni di ingegneria contro il nazismo, la sua invenzione è stata poi recuperata ed è stata scelta come base per la telefonia cellulare. Quindi Hedy Lamarr, donna bellissima e anche scienziata, lascia un messaggio alle giovani, secondo me molto importante, perché cancella un altro vecchio stereotipo per cui le scienziate sono sempre quelle poco femminili, bruttine. No, ragazze, si può essere belle e scienziate e portare dei contributi alla tecnologia di oggi molto 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 importanti, oltre che alla base della telefonia cellulare è alla base del wifi, del bluetooth, del gps, di tutte le comunicazioni che avvengono via radio. Quindi essere anche impegnate, scusami Elena. No, scusa, dicevo che ha posto veramente una pietra miliare, diciamo, per certo. Le nostre attività odierne. E invece Barbara, chi ti ha accompagnato oggi? Allora, mi sta accompagnando perché diciamo collabora con lei all'interno della Commissione Toponomastica di Roma la professoressa Lucia Votano. Oh, un'amica, bello. È dirigente di ricerca emerita dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma è stata la prima direttrice del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, quindi è stata una figura molto importante e lo è tuttora, e lei ha avuto la forza e l'energia di coinvolgermi nella
l'elaborazione di un nuovo gruppo toponomastico che è nato proprio in questo periodo a Roma, che si chiama, ed è stato deliberato appunto dalla giunta comunale, Donne della Scienza. Questo gruppo toponomastico ha avuto già 5 intitolazioni e siccome è un'area in cui si prevedono dei nuovi insediamenti abitativi, probabilmente avranno anche la possibilità di avere altre intitolazioni nelle strade che possono essere realizzate, e questo mi sembra un bel inizio di un futuro che guardi con maggiore attenzione alle donne e poi alle donne scienziate in particolare. Dici le prossime intitolazioni? Allora, le prossime non lo so, ma queste sono già presenti con tanto di targhe, sono le strade intitolate a Rita Levi Montalcini, a Maria Curie, che aveva in realtà un viale in un parco di Roma insieme al marito, quindi si chiamava Viale dei Curie e lei scompariva dietro sì. La presenza. Insomma, è un po' difficile far scomparire una donna con due premi Nobel. Infatti è tornata fuori con una strada, con una strada da sola. E poi Maria Goppert-Meyer, e tutte e tre sono premi Nobel. E altre due strade che sono intitolate a Amy Noether e Lise Meitner. E Lise Meitner è la strada che passa sotto casa mia. Oh, benissimo. Ma assicuriamo che non c'è un conflitto di interessi. Amy Noether è la madre dell'algebra moderna. Elisa Meitner, la scopritrice della fissione nucleare, per cui siamo proprio in un campo stratosferico per quello che riguarda la scienza. Amy Noether è l'autrice di un famosissimo teorema che è alla base... Nella teoria di Einstein. Che è alla base di tutta la scienza di frontiera, della fisica di frontiera che si fa oggi, posso assicurare. Un bellissimo quartiere, vorremmo tutte vivere in un quartiere che ha tutte queste vie, quasi quasi mi ci trasferisco. Ci sentiremo a casa. Ok. Purtroppo si è fatta una certa, come si dice, quindi dobbiamo salutarci. Ringraziamo le nostre meravigliose ospiti, Sara Sesti e Barbara Belotti. E per questa mirabolante puntata è tutto. Nella prossima racconteremo scienziate famose e non con gli occhi di giovani e affermate fumettiste. E in particolare sarà con noi, udite udite, Alice Milani. Quindi per la serie di su per donne e scienza. E io ti devo sempre correggere, vorrei dire di su per donne e scienza, Elena. Certo, perché le donne sono sempre super. Vi aspettiamo giovedì prossimo su Radio Femminile Plurale. Un saluto da Marilu Chiofalo ed Elena Trallori. Grazie alle nostre ospiti, ciao. Ciao.